E ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard e benvenuti in questo nuovissimo evento di Supercard ragazzuoli. Che cosa ne pensate voi di questo nuovo evento? Scrivete qua sotto nei commenti se è una cosa innovativa, se manca ancora qualcosa, se ha del potenziale che vi aspettavate in questo nuovo evento ragazzuoli. Se state puntando al rank 1 per il triple H più potente del gioco ragazzuoli, siete veramente delle macchine da guerra perché scalare questa classifica bisogna nerdare come maiali incazzati. Fai un'ora senza giocare e perdi 10.000 posizioni, incredibile, boia. Ad ogni modo, ragazzuoli, dopo circa un anno, finalmente una bella rinfrescata in questo gioco. Abbiamo un nuovo evento che, a parer mio, è un cacciucco, ragazzi. Questo evento sì, è un cacciucco. E Cake Daddy un giorno si è svegliato con tutti i feedback dei vari utenti, dei vari players che hanno detto, va, serve un nuovo evento, Road to Glory, Ring Domination, Ring Domination, Road to Glory, Team Ring Domination, Team Road to Glory, un gran casino, un gran macello, ma sempre il solito gioco è quello, insomma, c'è monotonia, quindi People Champ, la gente richiedeva questo vecchio evento, insomma, cosa è successo? Che Daddy un giorno si è alzato e dice, prendiamo un pizzico di People Champ, un pizzico di Road to Glory, un pizzico di Blackjack, un po' di gioco d'azzardo, fa bene. Ed ecco qua il Last Man Standing, signori. Ecco qua che cosa penso di questo evento, perché sì, abbiamo la People Champ, perché questo evento ricorda un po' quel vecchio evento, insomma, no. Più scali questa classifica, quindi ottieni una posizione molto alta, otterrai anche delle carte più potenti. Questo appunto ricorda un po' il vecchio People Champ. Road to Glory perché più vai avanti nel gioco, quindi vai avanti di arene, diventa più difficile, trovi molti più ostacoli, le carte sono più potenti e quindi ragazzuoli è più facile perdere vite e quindi è più facile tirare bestemmie, insomma. E come terza cosa il Blackjack, perché sì ragazzuoli, se conoscete il Blackjack, quel gioco dove andate a Las Vegas e c'è il croupier che vi gira le carte per arrivare a un massimo di 21 dove, e voi dovete cercare appunto di raggiungere una somma delle vostre carte più vicina al numero 21, altrimenti sballerete e sono cazzi. E funziona più o meno allo stesso modo, dove riuscite a fare dei match e accumulare dei punti, metterli da parte oppure rischiare di raddoppiarli. Però ragazzi, se raddoppiate e alla fine trovate un ostacolo oppure una carta che vi fa un buco grande così, a quel punto tutto ai maiali e quindi si ricomincia da zero. E come nel Las Vegas, quando andate a sballare il numero 21 su Blackjack, rimanete mutande, ragazzuoli, è più o meno il fine è questo. Insomma, però, un gran miscuglio per creare un nuovo evento su Supercard che ci sta davvero tanto, tanto, tanto. Ad ogni modo, ragazzi, adesso non andiamo subito ad 44.000 posizioni, ragazzi. Ho perso già altre 10.000 posizioni facendo soltanto questa intro del video, incredibile. Ma va bene. Ok, non c'è problema. Dobbiamo arrivare almeno a 29.999 per ottenere almeno un Triple H. Il Triple H è quello più scarso dell'evento, ma almeno è un Triple H per estremità 34. Però, prima di andarci a giocare questo evento, ragazzuoli, voglio rendervi partecipi di un'altra sfida, ancora una volta sarete voi ragazzuoli a scendere sul ring di Supercard. Adesso ragazzi siamo oltre 4.000 iscritti su questo canale, vi ringrazio davvero di cuore, siete numeri uno signori. Vi renderò partecipi di un'altra sfida. Come sapete ultimamente il mio format dei video è una Road to WrestleMania, appunto perché siamo a livello Titano più, stiamo oscillando appunto nell'ultimo livello per raggiungere il deck WrestleMania, l'ultimo deck del gioco. Questa Road to WrestleMania, signori, l'anno scorso si è conclusa durante il dopo il terzo evento del gioco. A questo punto però cambia un po' le cose essendoci Last Man Standing, però comunque siamo nel periodo in cui riusciamo a superare questo livello. E da una parte c'è la possibilità di rischiare e superarlo entro brevissimo. Dall'altra invece ci sarà ad aspettare un altro po', magari con questo Triple H, nerdare un po' e vediamo. Ad ogni modo la sfida che vi propongo è aprire oppure no questo pacchetto. Come vedete ragazzuoli ho raggiunto e superato di poco i 50.000 incontri. Oltre 50.000 partite giocate su Supercard, il gioco ci regala un pacchetto, cioè una ricompensa diva della nostra rarità. A questo punto abbiamo una diva Titano per le 50.000 partite giocate. Io non ho ancora aperto questo pacchetto, però da una parte potrei trovare una diva e farla pro e quindi andare al deck WrestleMania 34, d'altro canto ragazzuoli aspettare il deck WrestleMania 34 in altri metodi, usando altre vie, e a quel punto pescare questo pacchetto con la rarità WrestleMania 34 per ottenere una diva WrestleMania 34. Quindi ragazzuoli, aprirlo adesso o aprirlo dopo, a voi la scelta. Scrivete qua sotto nei commenti la vostra scelta, signori. Ad ogni modo, a questo punto possiamo andare a prendere la nostra camera di fusione, dove dobbiamo andare a prendere una carta bestia. Vediamo un po' chi ci capita e boom! Molto figa la nuova animazione della camera di fusione, appunto. Una cosa è che l'ultima volta che speravo di prendere Paige come carta Titano, appunto per avere la diva Titano Pro, invece non è andata bene, perché quando appare in questo modo la carta, prima viene la notifica con nuova carta scoperta, a quel punto ho detto
Non è Paige, mannaggia, mannaggia. Invece è stato un bel Brock Lesnar, signori. Brock Lesnar che abbiamo come wrestler di profilo, eccolo qua, signori. Il nostro primo Brock Titano. Wow, signori. Wow, wow, wow. Andiamo ad aprirci questo piccolo pacchetto, poi andiamo nel Last Man Standing, signori, e vediamo un po' che cosa succede, perché è due volte che tento di scalare questa arena e non ci riesco. Arrivo l'ultima carta, o mi battano, oppure trovo l'ostacolo, e a quel punto sono gazzi. Allora, siamo in posizione 45.000, bestia, 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 bestia. Ad ogni modo, ragazzuoli, devo un attimo vedere come funziona bene il conteggio dei match, perché... Intanto non esiste una draft board, qui ogni volta che finisci un'arena ti dà un pacchetto, quindi neanche vai a pescare delle carte chissà che cosa. Qui soltanto carte rare e miglioramenti rari, quindi sarebbe un completo ripristino della draft board. Non esiste qui la pagina con 25 carte. Boom! Abbiamo subito un tag team. E dicevo appunto, qui funziona soltanto a pacchetti, andremo soltanto a spacchettare ogni volta che finiremo un'arena. Ogni volta che raggiungeremo appunto il limite massimo del punteggio per prendere appunto un pacchetto di quelli ogni volta sempre migliori, fino al raggiungimento dei pacchetti quelli platino, platino più o più credo, adesso non me lo ricordo. Ovviamente poi ci sono anche le ricompense, sia quella della classifica e quindi la possibilità di prendere un Triple H potente o meno, rischio, sì, rischio, andiamo al doppio, sia altre ricompense a seconda della posizione dell'arena. Adesso siamo in arena 18, quindi adesso dopo andremo a vedere qual è intanto i nostri premi che possiamo prendere a questo punto, e anche i vari traguardi, quindi ci saranno diverse ricompense alla fine dell'evento, però la ricompensa migliore ovviamente, quella a cui tutti puntiamo, è la posizione sotto i 30.000, dove appunto riusciremo a prendere un Triple H evento, che non è assolutamente male. E questa cosa comunque è innovativa, non mettere una carta pro in questo evento. Qui la carta è unica, diventa forte quanto una pro, se non anche di più, come ho visto anche nello scorso video. E ci sta davvero tanto tanto, ragazzi. Intanto andiamo con un bel per 4, andiamo a rischiare tantissimo. E qui, ragazzi, abbiamo 4 ostacoli. Potrei usare anche gli shoppini, ma sinceramente in un evento come questo, shoppare e buttare tutti questi crediti ogni volta, secondo me non ce li butterei mai. Mai mai mai, non serve a niente, non serve a niente. Preferisco andare a rischiare, divertirmi e vediamo cosa succede. Ad ogni modo, la cosa che non mi piace è non poter usare... Abbiamo perso. Non me ne stavo nemmeno rendendo conto, ci stiamo andando avanti tranquillo. Vabbè, abbiamo perso una vita, come degli stronzi. E stavo dicendo, in questo evento una cosa che non mi piace al momento è il non dover modificare il deck. Non dico che non devo modificare il deck per mettere carte scarse e va bene. Dico di non poter modificare le carte supporto. Perché sinceramente io ho carte migliori di queste due mostro che ho. Qui aumentano velocità e carisma e velocità. Ma io vorrei usare quelle altre due dove aumento appunto tutti e quattro i parametri. E non si può fare, ragazzi, non si può cambiare nessun tipo di deck. Giochi con le carte che c'hai nelle top 8 e quelle sono. Non puoi assolutamente cambiare. Una cosa che puoi fare è eliminarle direttamente dal gioco. Quello può farlo. A quel punto, se elimini le carte, il gioco è costretto a darti quelle più forti che hai, minori di quelle che ci sono adesso. Quindi è costretto a usare quell'altro, per essere eliminato, 33, Samus 17, bestie, insomma quelle che sono. E vabbè, alla fine vabbè, speriamo comunque di prendere carte molto più potenti di queste. Se magari riesco a trovare gli stessi supporti livello titano, mostro, che ne so, va bene, sarebbe molto molto meglio, mi piacciono di più, visto che aumento tutti quanti i parametri. Io invece soltanto due, non mi serve a niente, sinceramente. Andiamo a rischiare ancora. Comunque, vabbè, molto bello, abbiamo perso altre posizioni, eh. Qui c'è la posizione, i classifici sono interattivi, a ogni carta che buttate giù e a seconda dei punti vedete subito la classifica, che punto siete. Se andate in basso, se tornate in a... Fermi tutti, che questo qui ci fa il culo. E invece no, signorina, sono Roman. Io direi 180 di metterli da parte. Non vale troppo rischiare poi alla fine, perché qui perdere è un attimo, eh. E stare in mutande ci vuole davvero poco. Sono i miei ragazzuoli, spero per voi riusciate davvero ad arrivare in alto. Bisogna nerdare tantissimo in questo evento, eh. Se vi ricordate le vecchie People Champ, dove lì bisognava proprio essere incazzati neri per arrivare in fondo. Se volevi prendere una carta evento era molto difficile, perché dovevi proprio arrivare entro le 1000 posizioni addirittura, se non sbaglio, almeno nelle prime. Poi magari più in giù, ogni volta che aumentava i deck, quindi c'era WrestleMania, SummerSlam, insomma, partivi dal deck leggendario su, era molto più semplice arrivare a carte più potenti, magari
Anzi, se non sbaglio, mi sembra uno dei primi video che ho portato sul canale di Supercard. Eravamo forse nell'ultima People Champ della seconda stagione, che lì puntava appunto alla carta WrestleMania di Titus O'Neil, se non sbaglio. No, ce ne furono due. Quando feci i video di Supercard, quando cominciò la serie, e feci due People's Champ. Una dove andai a prendere appunto Titus O'Neil, se non sbaglio, e l'altra dove andai a prendere Roman Reigns. Roman Reigns che poi feci pro durante la terza stagione. Io in terza stagione sono arrivato a livello Survivor. E ne ho ridato tantissimo poi dopo, tanto tanto tanto, per arrivare al deck Ultimate ci è voluto praticamente, sì, al deck Ultimate sono arrivato intorno a gennaio-febbraio, perché poi, subito dopo uscì WrestleMania, due settimane forse, quindi una volta raggiunto proprio subito dopo cominciò il nuovo tier, quindi è durata poco la mia gloria su Supercard in Ultimate, però vabbè, ci sta tantissimo. Allora, qui abbiamo un tag team, siamo costretti a usare queste due carte, vediamo un po', ok, ce la portiamo a casa. Comunque ragazzi, sono veramente belle le carte WrestleMania 34, sono veramente con dei colori veramente belli. Mi piacciono davvero un botto le nuove carte, davvero. Allora, 180 punti, ma sì, per 5, direi di sì. Ce la faremo a portarci a casa questa arena? Io non lo so, perché abbiamo ancora 4, cioè tutti e 4 gli ostacoli e 4 vite. È dura, tag team, donne... Resistenza e velocità, vabbè, mettiamo questa velocità qui, che va bene, aumenta per tutta la durata dell'incontro, perché aumenta tutto quanto il mazzo, però soltanto la velocità, tanto due parametri mi alza, ma gli altri due, vabbè, alla fine vediamo un po'. Nostra Nikki Bella e Paige, 270 punti, ragazzi, che facciamo? Facciamo i matti per 6 o si mettono da parte? Facciamo i matti per 6, bam, rischiamo, attenzione a vedere, guardate ora come lo prendo nel di dietro, eh. Guarda quante lunghezze. Ragazzi, adesso perché è il primo evento, è un test, cioè ci divertiamo e va bene, ma secondo me quando arriveremo appunto per nerdare con delle carte importanti, secondo me qui partono le bestemmie, quelle fiere, quelle pesanti. E si riparte da capo, ragazzi. È così, ogni volta che sbagli, la vita se ne va e i punti tutti quanti. Arrivederci, grazie, proprio, insomma, dai. Vabbè, vabbè. Insegna a non giocare d'azzardo. Giocare d'azzardo, ragazzi, è sbagliato. Dare soldi allo Stato col gioco d'azzardo è sbagliato. Andiamo avanti. Ci mancano ancora 3 ostacoli e ancora 7 carte. Tag team. Andiamo, dai, vediamo un po' di portarci a casa un po' di vittorie. Nostra anche questa. Randy Orton, Baron Corbin. Signori, ho anche una mostro di Brock Lesnar da portare a pro. Penso di farla pro, tanto per averla. Ho fatto anche la pro di John Cena, ma non ho ancora allenata. Dovrei farlo, però vabbè. Al momento non mi serve. Sto puntando soltanto alle... Montagna! Sto puntando alle Titano. Ragazzi, abbiamo soltanto 2 ostacoli, 2 vite. Se riusciamo a portare a termine questa arena, bene. Qui passiamo all'arena 19, possiamo pensare di andare oltre. Perché comincio già a trovare delle difficoltà. Non nelle carte, perché le carte si battono abbastanza bene, tranquillamente. E sono gli ostacoli che rompono le balle, sono gli ostacoli. 18 punti non le può mettere da parte, per forza raddoppiarli, ragazzi, fino a un minimo di 100, ragazzi, raddoppiate, tanto non serve a niente. Mettere da parte 18-20 punti non serve a nessuno. Allora ragazzi, ci manca una vita, se tiriamo un ostacolo è finita. 1, 2 o 3, ragazzi. Quella in alto, quella a sinistra, quella in basso a destra. In basso a sinistra, in basso a sinistra! Carta! Ragazzi, poi dopo abbiamo 50 e 50, lì... C'è da sclerare, perché è già 2 volte arrivo allo stesso punto e 2 volte che lo prendo nel di dietro. Allora, tanto cerchiamo di non perdere, perché altrimenti Neville fa un ottimo lavoro. Allora, qui vanno per forza raddoppiati, 18 punti si raddoppiano. Carta in alto, carta in basso. Raga, in questo momento scrivete qua sotto nei commenti carta in alto o carta in basso. E nel caso sbagliassi, ditemi qua sotto nei commenti ancora, te l'avevo detto. Carta in basso, boom, attenzione, oh! Vediamo di non sbagliare, forza e resistenza, andiamo con Roman contro Roman, ma il mio è mostro, il tuo è bestia, fa schifo, grande, grande, abbiamo superato questa arena, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, ancora, ci mancano ancora 4.000 punti all'incirca per arrivare a prenderci questo pacchetto oro, intanto abbiamo un bronzino più più,
all'interno troviamo Forza, Touch dentro e Bailey, signore. E va bene, così si passa all'arena successiva, ancora il botto di carte, vabbè. Vabbè, 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 come in pausa, no? Ok, è vero, mi stava ricaricando le vite. Abbiamo guadagnato 100 posizioni, poco, vabbè, dovremmo ne dare tantissimo, anche ancora 3 giorni. Io spero di prendere almeno un triple H, poi vedremo ragazzi dove arriveremo. Vedremo se ce la faremo soprattutto, ditemi voi anche a che punto siete e a quale posizione state puntando, insomma. Battleground stiamo vincendo 7000 a 2000. Beh, speriamo che arriviamo appunto a vincerci questo Battleground. Siamo a livello WrestleMania, quindi sarà un bel pacchetto di platino. Bello, 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 ragazzoli. Benissimo, ragazzi, direi che posso concludere qua questo video. Continuerò la scalata in Last Man Standing. Speriamo di arrivare a Triple H, almeno quello base, giusto per averlo nel deck, giusto per averlo, insomma. E magari con quello lì riesco a fare anche qualcosa, chi lo sa. Magari portato a livello massimo mi darà quello sprint giusto per arrivare al deck WrestleMania 34. Ricordatevi anche la sfida che vi ho proposto. Apriamo adesso oppure dopo il pacchetto, quello della scalata 50.000 incontri. Come al solito ragazzi, questo video vi è piaciuto, vi lasciate tanti tanti like. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.